Cari amici, eccoci ad un altro dei nostri incontri di questa serie che vuol parlare degli ambienti naturali. Quindi non parliamo in questa serie di piante singole, parliamo di ambienti della natura. Oggi siamo in pianura, questo è un prato in pianura e qui c'è una cosa meravigliosa. In questo prato c'è praticamente l'unione di una sorta di tisana che la natura ha preparato per noi. Quindi tante volte non serve, come ho detto spesso, nella terapia naturale non è, secondo il mio punto di vista, anche nella tradizione, importante l'uso della singola pianta, che può avere delle proprietà importantissime. Ma la medicina tradizionale cinese, indiana e così via, usa i miscugli di piante. E in realtà in questo campo che vediamo, in questo campo di pianura, no, che vedete, c'è quel miscuglio di piante che è quasi perfetto per la salute. Ecco, quindi la natura non solo ci dà le piante giuste che servono per noi, e ce le dà al momento giusto della stagione, ma ci dà anche il miscuglio giusto. Qui vedete in questo campo cosa c'è per esempio? Vediamo una gran quantità di avena sativa di cui ho già parlato in un mio video, come graminacea importantissima per tonificare il sistema nervoso e anche per rafforzarlo sostanzialmente. Quindi c'è una gran quantità di avena. Poi vediamo però ci sono un'altra graminacea, questa è una graminacea, questo è il precursore del frumento, per esempio, questa graminacea che spesso, come altre graminacee, crea le allergie, ma crea le allergie perché in realtà l'uomo di oggi non è più in contatto con la natura come un tempo. Una volta i bambini fin da piccoli correvano nei prati e nel momento in cui si forma il sistema immunitario entravano in contatto con tutti i pollini. Una volta incamerata questa conoscenza, le allergie non venivano più. Invece il bambino di oggi che vive nell'appartamento al quinto piano e che viene disinfettato con Napisan dalla nascita fino ai 5 anni, ovviamente non è più a contatto. Quindi quando a 6 anni, 7 finalmente esce e va in un prato, entra in contatto con questi polline che possono evocare delle allergie. Quindi in realtà uno dei primi concetti, importanza del entrare in contatto con la natura e anche questo nell'adulto. Si cura quindi in prevenzione, c'è cioè una prevenzione delle allergie nel momento in cui noi entriamo in contatto da piccoli con queste cose, con questa meravigliosa natura. Ma anche da adulti, se noi ritorniamo alla natura, dopo un primo momento di assestamento ci guarirà dalle allergie. Ecco, e poi dovete guardare cosa c'è intorno qui. Guardate, c'è il cardo, per esempio, c'è un cardo dei prati, un cardo comune, quindi molto importante per la depurazione epatica. C'è il geranio robertiano, tutte piante di cui ho parlato nei miei video. C'è il trifoglio, c'è l'erigeron canadensis, quindi ci sono varie famiglie di piante unite insieme creano già. Io potrei falciare delle piante anche a caso in questo pianto e fare un estratto, per esempio, un estratto con un estrattore, e avrei un meraviglioso apporto di nutrienti naturali e di depurativi e di rinforzanti. Quindi qui c'è veramente tutto. Se noi guardiamo in questo prato spontaneo, appunto crescono le graminacee, crescono le fabacee, crescono le piante come queste margherite, per esempio, della famiglia delle composite. Quindi cresce tutto questo aspetto. Quindi, e ognuna di queste piante fa qualcosa per un nostro organo, il polmone, il fegato, il rene, eccetera. Tutte unite insieme sono la cura primaverile. Ecco, queste erbe formano insieme la cura primaverile. Quindi noi dovremmo, pensate agli animali, cosa fanno gli animali? Brucano l'erba e non hanno bisogno di medicine normalmente gli erbivori. Poi chiaramente in mezzo a queste erbe ci possono essere delle erbe velenose, cosa che non c'è per esempio in questo caso. E l'animale sa, per esempio, evitare queste erbe velenose, però qui non c'è nessuna erba velenosa. In questi prati di pianura normalmente sono molto rare queste liliacee, per esempio, molto velenose che troviamo, per esempio, in montagna e così via. Quindi
Quindi una cosa bellissima, vedete, la riscoperta della complessità del prato di pianura, vedete questo ambiente veramente incontaminato, bellissimo, spontaneo. E pensate cosa c'è su questa terra, cosa c'è dove sta crescendo questa erba. Pensate, la terra inizialmente era un globo di roccia, no? Poi pian pianino nei milioni di anni questa roccia si è levigata, si è ridotta col vento, con l'acqua, cioè si è ridotta in polvere, quindi qui troviamo quindi della sabbia sostanzialmente sotto. E poi troviamo tutte le piante che nei millenni sono morte e hanno creato l'humus. In questo humus fatto di minerali primordiali della terra e fatto della vita che tutte queste piante hanno, e gli animali hanno vissuto, crescono queste nuove piante di oggi. Quindi è sostanzialmente una vita che prende spunto dalla terra originaria e che poi ripercorre un po', qui c'è tutto, sono millenni di storia di ogni zolla di terra. E ogni zolla di terra, in questi millenni di storia, ritroviamo la nascita di queste piante. Ci siamo spostati di poco e abbiamo trovato tante cose bellissime in queste. Vedete qui per esempio c'è la Salvia Salus, la pianta più importante per la salute, si chiama Salvia da Salus, dal latino Salus, e questa è ricca di oli essenziali, estremamente importante. E poi leggermente più avanti troviamo la Plantago lanceolata, per esempio, c'è tutto. È come se la natura sentisse il momento in cui stiamo vivendo, il momento di grande stress, l'accelerazione del mondo moderno, così, crea anche un campo intero di papaveri. Ecco una composita, una margherita, nella quale troviamo soprattutto nella radice, come tutte le composite, una potente azione di depurazione epatica. Il Trifolium pratensis, grande nutriente, pianta della famiglia delle fabacee, ricca di proteine, estremamente importante quindi come completamento del nostro discorso. E poi qui abbiamo l'Erigeron canadensis, pianta importante come pianta di stimolo immunologico. Poi proseguiamo e abbiamo le varie tipologie di graminacee, che sono tutte piante dall'avena a quest'altra graminacea, tutte piante importanti per il loro apporto di proteine, di amminoacidi, che va a coniugarsi in maniera perfetta con le proteine e gli amminoacidi che ci sono apportati dalle fabacee. Quindi la natura vedete, se noi diciamo una dieta perfetta, cos'è? È una dieta in cui ci siano da una parte gli amminoacidi delle graminacee, dall'altra gli amminoacidi che completano la gamma degli amminoacidi dei legumi. Bene, qui abbiamo esattamente la graminacea e le leguminose. Vedete, la natura ha creato quasi già un piatto completo per la nostra alimentazione. Qui vedete una labiata, una forma di salvia selvatica, che ha un buon profumo. E anche questo è molto importante come depurativo, ma anche come stimolante. Pensate alla ricchezza degli oli essenziali di queste piante, la famiglia delle labiate. Voi naturalmente trovate tutte poi le singole piante descritte nei miei video che trovate su YouTube. Guardate cosa ci ha preparato la natura, guardate questo prato spontaneo di papaveri. Come se la natura sapesse che noi oggi siamo in una situazione di stress, di ansia, di insonnia e così via. Quindi c'è questo papavero, Papaver somniferus, questo della stessa famiglia ovviamente dell'oppio e di piante molto forti che troviamo in Oriente, però questo Papaver somniferus, tutta la pianta, dai petali agli stigmi, ai semi, eccetera, può essere veramente interessante, come ho detto anche qui in un altro video specifico che ho fatto, per l'insonnia, per lo stress, per l'agitazione, eccetera, e ha quell'effetto blandamente sedativo che ha il papavero che cresce nei nostri prati. Vicino al papavero troviamo questa graminacea, come per dire non solo nutriti non solo calmati, ma anche nutriti. Questa graminacea, questa vicia fava,
che è una pianta di grande nutrimento per l'apporto di proteine e di aminoacidi. Quindi vedete, direi che proprio la natura ci dice tranquillizzati, stai tranquillo, dormi bene, riduci lo stress e io ti do la possibilità di ridurre questo stress se tu solo guardi e raccogli quello che c'è intorno a te. E poi vedremo, questo voglio dire, possiamo vedere delle alternative importantissime alla carne, che è spesso piena che crea spesso delle intossicazioni, degli accumuli tossici nel nostro corpo. In tutta questa famiglia, abbiamo visto prima il trifoglio, ora abbiamo la fava, in tutta questa famiglia che è la grande famiglia delle fabacee. Fabacee che tra l'altro sono ricche non solo di aminoacidi e così via, ma sono ricche anche di ormoni che vanno certamente a stimolare, ormoni sessuali che comunque sostengono l'organismo, perché noi sappiamo che l'invecchiamento e il deterioramento del nostro corpo avviene quando poi scalano e poi cessano gli ormoni sessuali. Quindi in realtà anche una persona anziana raccoglie a piene mani un po' di queste erbe, uno può proprio raccogliere così, no? questi papaveri e questa viciafava, e se ne va a casa e si fa un estratto, si fa una tisana con queste cose, e certamente ne avrà un grande giovamento. Arrivederci al nostro prossimo video.